Il Salone Nautico Venezia è giunto alla sua quinta edizione, edizione della maturità. Aprirà i battenti il 29 maggio per chiudere il 2 giugno. Un'esposizione importante che si tiene come sempre nella spettacolare sede dell'Arsenale, quella che è stata la fabbrica delle navi della Serenissima. Sono passati 700 anni dalla morte di Marco Polo, un esploratore, un uomo che ha portato proprio il nome di Venezia fino in Cina. L'ha fatto per terra, ma la Serenissima, lo sappiamo, è una grande città di mare. Penso che ci sia un Marco Polo in tutti noi, magari anche soltanto come fantasia, però penso che tutti abbiamo immaginato di viaggiare lontano o di viaggiare dentro di noi, però insomma l'idea dell'esploratore credo che sia una cosa che fa parte di noi stessi. E nel Salone Nautico di Venezia, visto che ci sono i 700 anni della morte di Marco Polo quest'anno, pensiamo di volerlo onorare ricordando non tanto le sue gesta, non solo le sue gesta, ma quanto Venezia fosse inclusiva e fosse capace di sognare e pensare in grande. Marco Polo, un ragazzo di 17 anni, è andato verso l'ignoto, in barca, a piedi, ha attraversato il mezzo mondo ed è arrivato in Cina. Cosa c'entra questo col Salone Nautico? Con la navigazione? È un navigatore complicato. Venezia si sta candidando attraverso il Salone Nautico a essere un centro permanente per la nautica. Quello che abbiamo visto in questi anni di indiscussa crescita, sia quantitativa ma soprattutto qualitativa, è essere riusciti a dare quel messaggio di opportunità, di internazionalità del Salone di Venezia. Questo lo abbiamo visto sia con i cantieri italiani, i quali fin dall'inizio hanno partecipato al Salone Nautico e sono cresciuti in termini numerici, ma sia da alcuni cantieri internazionali. Questo perché hanno colto il messaggio di puntare a Venezia come salone di punta del Mediterraneo orientale. Voglio ringraziare gli espositori che ci hanno dato conferme già l'anno scorso, sono stati molto contenti loro, ed è importante che le barche vengano vendute, se non si fa un Salone Nautico solo per guardare, ma anche per poi concretizzare. Importante perché abbiamo avuto anche un grande standing ovation da parte dei visitatori, a cui è piaciuto l'idea di poter stare qui i bambini, il luogo, gli spazi per la famiglia, l'idea del sottomarino che facciamo vedere, ci sarà anche quest'anno ovviamente visitabile, ma ci sarà una novità, probabilmente un sottomarino a idrogeno che ci porterà alla Marina Militare Italiana. Dopo le prime edizioni abbiamo avuto il riconoscimento di Salone Nautico Internazionale dalla Regione del Veneto, abbiamo avuto importanti buyer con anche il supporto dell'ICE da paesi come Polonia, Austria, Svizzera e tutto, diciamo, il settore orientale. Grazie alla facilità con cui raggiungere Venezia, grazie al suo aeroporto internazionale, ci apriamo a tutti i mercati esteri e sempre più le aziende hanno capito questa opportunità. Uno dei temi affrontati spesso nel Salone Nautico di Venezia è il tema anche dello sviluppo della portualità turistica in tutto l'Adriatico settentrionale, ma in tutta la filiera orientale del Mediterraneo. Venezia, capitale del mare anche per alcuni momenti sportivi. In maggio ci saranno le E1 Series dedicate alle barche foiling elettriche. Una novità assoluta, la prima volta che una barca di questo tipo è stata presentata è stato proprio durante il Salone Veneziano. In ottobre la Veleziana e la Venice Hospitality, due momenti che seguono la famosa barcolana di Trieste e che raccolgono tantissimi velisti. Ci saranno grandi novità sul settore delle barche ibride e quelle, diciamo, che si rivolgono a un pubblico molto anche sofisticato, che è quello del futuro. Le barche elettriche, le barche a idrogeno, quelle che in qualche modo disegneranno il futuro. Il Salone Nautico di Venezia è diventato già oggi il punto di riferimento mondiale in termini di sostenibilità. Il Salone Nautico di Venezia ha sempre fatto molta attenzione agli eventi collaterali, sia dal punto di vista di approfondimento tecnico sui temi della nautica,
ma anche sullo sviluppo del mondo turistico. Altra tematica che noi abbiamo sempre sviluppato fin dalla prima edizione è quello della sostenibilità. Sostenibilità che non è solo declinata sulle imbarcazioni e quindi su nuove tipologie di scafi o su nuove tipologie di propulsioni, ma anche su tematica più ampio respiro. Per esempio, come si dovranno attrezzare le marine in termini di sostenibilità ambientale e di capacità di offrire servizi a queste nuove tipologie di imbarcazioni. Il Salone Nautico Venezia non è solo esposizione di barche e accessori, ma ci sono tanti importanti momenti culturali. La convegnistica dedicata soprattutto al design e alle soluzioni future per quanto riguarda la propulsione. Ci sarà una esposizione specifica per i progetti, ci sono i giovani architetti, i giovani ingegneri del futuro, coordinati da grandi professionisti che oggi le barche le progettano e le fanno, e faremo dei showroom, dei momenti di discussione e anche di domande per capire dove andrà la nautica. È stata una vocazione naturale quella di Venezia di presentare il meglio delle imbarcazioni elettriche, sia delle sperimentazioni prodotte dai cantieri veneziani, ma sia da molti paesi nordici. Qui abbiamo visto imbarcazioni pensate per situazioni dove la propulsione elettrica potesse trovare un proprio momento di sperimentazione, e non a caso 2 anni fa abbiamo presentato il primo modello di Formula E1 di motonautica. Ci sono le tradizioni, il remo, la voga, il velo a terzo, la vela, una grande festa che anche quest'anno sarà ancora più grande. Ci svilupperemo anche sui bacini che ci hanno restituito, il bacino grande che nessuno ha visto, era visto anche in questa fase del salone, e poi molti più congressi, molti più approfondimenti sul mare, sull'acqua, sulla vita, sulla natura, su come preservare i mari. Un intero pontile del Salone Nautico con oltre 40 imbarcazioni sarà dedicato alle barche a vela. Questo è un segmento che come Salone abbiamo sempre coltivato. Anche qui le aziende italiane e non hanno capito come l'occasione di presentare a Venezia nuove imbarcazioni e alcune world premiere è un'occasione unica. Pensate che il Salone Nautico di Venezia, che è già una bella stagione, è l'unico salone a cui la gente può arrivare in barca. Per cui sappiate che ci sono delle darsene convenzionate col comune, ma le trovate dentro il sito del salone, trovate tutto, e potete non solo organizzarvi il biglietto e la presenza, ma anche restare in barca.